Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi andremo a fare il test e l'unboxing di questo bellissimo bestione antipolvere, anticaduta e impermeabile, il nuovissimo Dogi V30 5G. Guardate che layout accattivante e devo dire che questo modello mi ha veramente sorpreso ed è migliorato ulteriormente rispetto al modello precedente. La fotocamera è passata da 64 a 108 megapixel, la batteria è passata da 6000 a 10800 mAh, praticamente il doppio, e anche il processore è stato migliorato, si è passati dal Dimensity 700 del vecchio Dogi V20 al più performante Dimensity 900 5G. E ora partiamo con la recensione. Prima però vi ricordo che nella descrizione di questo video vi ho lasciato il link diretto di questo bellissimo Dogi V30 nel caso foste interessati, e anche i 4 canali Telegram di cui faccio parte, dove pubblichiamo ogni giorno le migliori offerte a tempo di Amazon di tecnologia, fitness, games e abbigliamento. Per cui se acquistate spesso online, entrate nei canali, sono gratuiti, vi basterà scaricare l'applicazione Telegram da Play Store o Apple Store, gratuita anch'essa, così una volta dentro inizierete a risparmiare per i vostri prossimi acquisti online. Mi raccomando, entrate, sono gratis, nel primo commento e in descrizione. Sigla e partiamo con l'unboxing. Apriamo subito la confezione, andiamo ad estrarlo dalla busta. Sono veramente ammagliato da questo tessuto che sia morbido ma anche anti-grip. Ci sono anche le cuciture, veramente tanta tanta roba. Comunque dopo l'andremo a analizzare. Continuando con l'unboxing, troviamo la linguetta protettiva dello schermo e la busta con gli accessori per farla aderire correttamente. Continuando ci sono le istruzioni, guardate qua quante ce ne sono. Spiega esattamente come installare le SIM, veramente molto dettagliato, ci sono tutti i passaggi. Andando a finire l'unboxing troviamo anche l'alimentatore brandizzato Dogi, dotato di slot di tipo C ed è anche compatibile con la ricarica rapida a 66W. E ovviamente non può mancare il cavo di alimentazione di tipo C. Riassumendo, questo è tutto quello che troverete all'interno della confezione. Nel lato di destra troviamo il regolatore del volume, come vedete è stato anche righettato per aumentarne ulteriormente il grip, e sotto troviamo il tasto d'accensione che è anche il sensore di impronte digitali. Invece nella parte destra troviamo lo slot per le SIM, adesso vediamo se lo riesco a estrarre in diretta, eccolo qua. Può tenere due nano SIM oppure potete sacrificare il secondo slot per espandere la memoria con una micro SD fino a 1 TB. Proseguendo da questo lato troviamo anche un utilissimo tasto personalizzabile che dopo andremo a vedere, e anche questo è stato rigato per aumentarne la presa. Nella parte inferiore troviamo lo slot di tipo C di ricarica, ben protetto da questo gommino protettivo che ne aumenta notevolmente l'impermeabilità. Andiamo ad aprirlo, eccolo qua. All'interno dello schermo e immersa nel display troviamo la selfie camera frontale da 32 megapixel che è anche compatibile con lo sblocco facciale, e i due potentissimi speaker, una a destra e una a sinistra, che rendono questo smartphone veramente uno dei migliori per quanto riguarda il reparto audio. E infine nella parte posteriore troviamo il bellissimo logo Dogi e la tripla fotocamera con la principale da 108 megapixel, il night vision da 20 megapixel e il grandangolare da 16 megapixel. Eccoci qua nell'home page di Android 12. Vado subito a vedere la scorrevolezza, guardate, anche al massimo è veramente una bomba, risponde perfettamente a tutte le mie sollecitazioni. Andiamo a vedere anche la velocità, prendo un articolo a caso, direi questo qua. Attenzione ai serpenti in giardino e nell'orto, interessante. Andiamo a vedere se c'è qualche informazione che ci può essere utile per difenderci da questi serpentoni. Guardate qua che bestia. Comunque guardando anche la velocità di zoom è veramente molto rapido. Proviamo anche a evidenziare del testo. Se risponde, mamma mia, guardate che rapidità. Direi che come sistema di navigazione ci siamo. Proviamo per curiosità anche un altro articolo, andiamo a caso qua, vediamo qua. Stati Uniti, madre lega il figlio all'auto e lo trascina sull'autostrada. Ma c'è della gente che sta proprio male. Comunque senza leggere l'articolo, che secondo me farebbe venire i brividi, vediamo anche qua. Andiamo anche a cliccare sull'immagine, vediamo anche qui, direi sì, veramente tanta tanta roba. Facciamo anche la prova con i guanti, come vedete questi sono palesemente non touchscreen e sono anche martoriati dal mio gatto, sono tutti rovinati e bucherellati. Vediamo come si comporterà con questi guantini. Direi non ha fatto male, guardate, sembra quasi di non averli, incredibile. Proviamo anche a selezionare un articolo, facciamo accetta sui soliti cookie rompipalle. Praticamente sembra non averli. Facciamo anche la prova della scrittura, andiamo a scrivere Luca Atache. Come vedete non ha sbagliato neanche una lettera, cioè incredibile. Comunque tornando seri, ora mi vado a togliere i guanti e andiamo subito a testare anche il sensore di impronte digitali. Proviamo, e l'ha sbloccato. Rimettiamolo in standby di nuovo, vediamo.
Facciamo l'ultimo tentativo, al contrario, come faccio sempre per testare i migliori sensori, e l'ha sbloccato anche questa volta, per cui anche come sensore ci siamo. Ora andiamo a analizzare le impostazioni, eccoci qua, solita modalità aereo, scheda SIM, wifi, hotspot eccetera, quelli ormai ci sono in tutti gli smartphone. Invece quello che colpisce l'occhio è l'eSIM management, ossia la possibilità di questo Doge V30 di essere compatibile con le nuovissime eSIM. Come vedete le potete attivare e disattivare flegando questa impostazione. Per quanto riguarda lo spegnimento, anche qui potete scegliere tra 15, sempre 10 minuti, 30. Io durante le recensioni lo tengo a 30 minuti, se no mi si spegne ogni 3 secondi. Per quanto riguarda il refresh rate, questo schermo è veramente ultra performante perché potete addirittura settarlo a 120 Hz. Guardate, e adesso lo andiamo a mettere al massimo. Così dopo, quando andremo a fare il test game, lo utilizzeremo alle massime prestazioni. Proseguendo sempre con l'impostazione, c'è la solita sicurezza, password, account, applicazioni. La batteria, che non è da sottovalutare, ha una potentissima batteria da 10.800 mAh e oltre ad avere la ricarica rapida a 66 W tramite il cavo, è anche compatibile con la ricarica wireless a 33 W. In più, questa bomba di batteria ha anche la funzione ricarica inversa, ossia è in grado di ricaricare altri dispositivi come altri smartphone o altri tablet. E ora l'andiamo a provare. Apriamo il gommino dello slot di tipo C, andiamo a inserire il nostro cavo di ricarica, dopodiché inseriamo l'altro slot di tipo C sull'altro smartphone. Guardate, ve lo avvicino, sta iniziando a ricaricarsi, è veramente uno spettacolo. Oltre ad avere una batteria mostruosa, è anche in grado di ricaricare altri dispositivi. Per quanto riguarda l'autonomia, questo V30 ha dei dati che sono dell'incredibile: dura 48 ore per chiamate ininterrotte, 720 ore in stand by, e se fate un po' i calcoli e dividete per 24, sono ben 30 giorni di autonomia senza ricaricarlo. In questi giorni me lo sono portato con me e devo dire che con l'utilizzo medio intensivo, internet, chiamate e anche navigazione, mi è durato mediamente 3-4 giorni lavorativi, per cui con questa batteria vi basterà ricaricarlo solo 2 volte a settimana. E infine, per quanto riguarda le dimensioni, ha un'altezza di 178 mm, una larghezza di 83, uno spessore di 18 per un peso totale di 376 grammi. E ora vi faccio vedere come andare a settare il tasto personalizzabile. Vi basterà andare nelle impostazioni, potete scegliere sia una funzione o un'applicazione. Per curiosità facciamo aprire la torcia elettrica come primo click. Doppio click, stavolta andiamo a selezionare un'app, direi Amazon Shopping, e infine premere a lungo, cosa potremmo fare? Lo screenshot, direi. Ok, adesso andiamo a testare, con un click si dovrebbe accendere la torcia. Proviamo, e si è accesa. E per spegnere vi basterà cliccarla. Ora andiamo a provare la seconda funzione, il doppio click, e si è aperta direttamente Amazon Shopping. E infine proviamo anche la pressione prolungata per fare lo screenshot. Vediamo. Avete visto che rapidità? Veramente un tasto molto utile, e soprattutto riuscirete sempre ad avere a portata di mano le funzioni che utilizzerete di più. E per finire, l'ultima funzione molto interessante è l'espansione di memoria. Infatti questo Doge V30 ha di base 8 GB e 256 di memoria, ma con la funzione Memory Expansion lo potete espandere addirittura fino a 15 GB. E adesso siamo arrivati al test della fotocamera. Vi farò vedere un video in alta definizione e delle foto che ho scattato direttamente dalla camera di questo V30. Come avete visto dagli scatti, la 108 megapixel è veramente uno spettacolo. Anche zoomandole non perdono di definizione, il grandangolare funziona perfettamente e anche i video sono perfettamente in linea con gli altri rugged phone top di gamma. E adesso la ciliegina finale. Ho posizionato il V30 di fianco alla telecamera con cui sto registrando. Ora vado a spegnere tutte le luci e vedrete la differenza di come si vedrà il buio tra la mia Sony Z-Vlog e il V30 5G. Siete pronti? 3, 2, 1, via! Questo è quello che si vede con la Sony Z-Vlog e questo è quello che si vede col Super Doge V30. Guardate, si vede perfettamente la mia maglietta di Kakashi, tutta la scrivania, la mia postazione, anche le librerie, per cui devo dire che Doge si è veramente superato. Nonostante io sia completamente al buio, le immagini sono in alta definizione, chiare e ben definite. Per testare in maniera approfondita questo processore octa-core Dimensity 900 5G, ho svolto tantissimi test gaming su svariati giochi 3D come Race, Survivor ed Ace Force, e devo dire che i caricamenti sono stati sempre rapidissimi, la giocabilità è stata ottima e visivamente
sicuramente non ho riscontrato nessun tipo di lag anche nelle scene più dinamiche e veloci. Questo sicuramente grazie al super refresh rate da 120 Hz. Per cui in conclusione questo dispositivo, sia per la super batteria che per le sue caratteristiche, è veramente consigliato anche per giocare ai videogames. Se volete essere sempre aggiornati ai nuovi prodotti di tecnologia, mettete like e iscrivetevi al canale, così sarete sempre avvisati alle mie nuove pubblicazioni. Vi ricordo che nella descrizione di questo video vi ho lasciato il link diretto di questo bellissimo Doji V30 5G, i link dei 4 canali Telegram per risparmiare su Amazon. Mi raccomando, andate in descrizione e nel primo commento li troverete tutti e 4. Vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino a qui, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!